Un super ospite per colpo d'occhio di Laura Guizzardi. In questa puntata Laura dialoga con un campionissimo delle nostre parti, un certo Daniele Resca, campione mondiale di tiro a volo già nel 2017 e nel mese di marzo del 2021 riconquista il titolo mondiale e la medaglia d'oro. L'appuntato Daniele Resca fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri con sede a Roma. Cento, 17 aprile 2021 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Daniele Resca nasce a Pieve di Cento il 21 agosto del 1986. L'appuntato Resca era già tanto conosciuto in giro per via della conquista nel lontano 2008 del titolo italiano di tiro a volo, ma il vero successo arriva nel 2017 con la conquista del primo titolo mondiale di tiro a volo. Nel mese scorso Resca riconquista il titolo nel mondiale del mese di marzo 2021 tenutosi in India. Daniele Resca fa parte del gruppo sportivo, come dicevamo, dei Carabinieri, che ha sede a Roma con il grado di appuntato. Prima di lasciare la parola a Laura e al suo ospite, il quale invita i giovani a praticare il tiro a volo, come sentiremo nell'intervista, ricordiamo i nostri sponsor indispensabili alla vita del nostro network TC100 Web TV, taccuinocentese.it. Allora, ciao Laura, presentici a questo punto il tuo importante ospite. Buonasera a tutti e grazie di essere qua a Colpo d'Occhio. Oggi con noi abbiamo un ospite, Daniele Resca, che ha vinto la medaglia d'oro nella Coppa del Mondo di Trap in India. Buonasera. Buonasera. Con noi Daniele, che fa parte dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Giusto. Che c'è un centro sportivo proprio dei Carabinieri, proprio con sede a Roma, e abbiamo proprio questo ospite che ci parlerà delle sue emozioni che ha vinto questa bellissima medaglia. Daniele, raccontaci un po' questa esperienza, questa emozione. Allora, buonasera a tutti. Diciamo che è stata un'esperienza veramente fantastica, anche perché veniamo da un periodo di non gare che dura quasi da un anno, e quindi diciamo, dopo questo periodo di Covid e tutto quanto, presentarsi a fare una Coppa del Mondo è sempre complicato. E l'abbiamo preparata nel migliore dei modi e il risultato, per fortuna, è venuto fuori, portando a casa questo bellissimo oro che ci porta a partecipare anche ai campionati d'Europa nel prossimo mese, dove ci sarà anche la qualificazione alle Olimpiadi, che sarà il nostro obiettivo di quest'anno, diciamo. Ma la tua disciplina, evidenzia bene, Daniele, la tua disciplina qual è? Io faccio tiro a volo, specialità fossa olimpica. Buono, però tu hai vinto anche un'altra medaglia nel 2017, mi dicevi, una medaglia d'oro. Sì, vero? Nel 2017 ho vinto il campionato del mondo in Russia, individuale e a squadra, ed era la mia prima partecipazione, diciamo, ai campionati del mondo, quindi diciamo che è andata veramente bene anche quell'anno lì. Ma quando è che è iniziata la tua passione con il tiro al volo? Io ho iniziato intorno agli 11 anni grazie a mio padre, che lui praticava anche lui questa specialità, e abbiamo iniziato, diciamo, giocando. Giochiamo fino a quando sono arrivati i primi risultati, e dopo c'è state le prime convocazioni con la nazionale, con il CT Albano Pera, e da lì, è iniziato il mio lavoro, perché dopo le prime medaglie internazionali sono entrato a far parte del centro sportivo dei Carabinieri e tuttora faccio parte di questo centro, dove diciamo è ufficialmente il mio lavoro. Ma siete in tanti dentro a quest'Arma dei Carabinieri? Nel mio gruppo sportivo, diciamo nella sezione tiro a volo, siamo intorno alle 12 o 13 persone che fanno solo tiro a volo. Poi dopo... Ma ci sono anche delle femmine? Sì, sì, ci sono 4 femmine e il resto sono tutti maschi. Questa disciplina, Daniele, la vuoi consigliare anche ai giovani? Può aiutare
Ci sono delle discipline, per esempio, sportive che aiutano anche a aumentare l'autostima, l'autocontrollo. Questa disciplina può aiutare in questo senso i ragazzi e le ragazze? Sicuramente, perché comunque è uno sport che viene praticato con un'arma e l'arma comunque ti porta a una consapevolezza che comunque devi prestare attenzione soprattutto e hai una responsabilità perché comunque è un'arma vera con dei pallini e quindi è pericolosa. E più che altro io consiglio questo sport a tutti i ragazzi perché hai la possibilità di praticarlo con gente che fa le Olimpiadi, quindi puoi presentarti tipo al tiro a volo Crevalcore, allenarti con la Jessica Rossi che è campionessa olimpica, allenarti con me che ho vinto il mondiale, praticarlo di fianco a grosse persone, personalità veramente importanti. E poi è anche uno sport dove non esiste il doping, è uno sport pulito, si fa all'aria aperta e ti dà la possibilità di conoscere tanta gente e girare anche il mondo. Questo è veramente importante. Dunque, ragazzi, se volete, c'è l'incentivo Certo. di Daniele. Se volete informazioni o volete provare questa disciplina, Daniele è propenso. Sì, io sono a disposizione, mi farebbe molto piacere che nuovi ragazzi si avvicinano al nostro sport. Io mi alleno a Crevalcore, al TAV Olimpia, quindi se volete provare o potete contattarmi in privato. Provare di venire lì al campo da tiro, poi dopo ci si organizza per provarlo, diciamo. Oltre a questo sport, ne hai praticati degli altri? Sì, ho praticato il rugby perché essendo bivino, comunque noi abbiamo la storia del rugby qua. L'ho giocato per 15 anni, però a livello amatoriale, fino a quando ho dovuto scegliere se continuare a divertirmi o cercare un lavoro, quindi ho deciso di cercare un lavoro nel tiro a volo, quindi purtroppo il rugby l'ho dovuto abbandonare, anche se continuo a seguirlo e la passione è rimasta sempre. Ringrazio Daniele Grazie a te. di essere stato con me, ringraziamo anche l'Arma dei Carabinieri di Roma che ci ha dato la possibilità di fare questa intervista. Grazie di cuore, grazie a tutti voi telespettatori che ci avete seguito. Grazie e buona Grazie. serata.